Ciao a tutte ragazze, scusate se non ho fatto video per qualche giorno, ma ho avuto dei problemi con il lavoro e quindi non ho avuto il tempo. Comunque, ora voglio fare qualche video che avevo promesso su alcune cose interessanti che ho comprato, che comunque ho provato in questo periodo. Allora, il primo di cui volevo parlarvi è un fondotinta. Allora, il mio problema principale è che io ho una pelle molto chiara. Molto chiara, tendente nell'inverno a essere anche secca, quindi mi si comincia qui a squamare un pochino, brutta la parola squamare, va bene, e quindi tende ad essere con un po' anche tende ad arrossarsi e i fondotinta che avevo provato finora purtroppo non erano mai del tono della mia pelle. Questo cosa vuol dire? Quando andavo in una profumeria non ci azzeccavano mai. Quindi era abbastanza, insomma, sia alterata che un po' disperata perché, insomma, volevo trovarmi un fondotinta che non coprisse molto, che non mi desse aridità, che comunque fosse un fondotinta che mi unificava la pelle ma non che mi colorasse. Allora avevo, per esempio, visto il video di Valks 2007 che parlava del Face Fabric di Giorgio Armani. Mi era molto piaciuto e ho voluto andarlo a provare. Ho fatto i salti mortali perché praticamente sono quei marchi che c'erano solo alcune profumerie. Comunque ho trovato la profumeria non molto lontana da casa mia, sono andata a provarlo. E devo dire che la commessa, oltre che al Face Fabric, mi aveva portato anche proprio l'ultimo, perché il Face Fabric dice che comunque un bel po' di tempo che era uscito. Mi ha invece mi aveva portato proprio a far vedere anche l'ultimo, quello uscito proprio da qualche mese. E allora abbiamo cominciato a provarli. Devo dire che il Face Fabric tendeva ad essere non molto idratante. Invece l'altro è una cosa stupenda. Allora, il fondotinta è questo. Eccolo qui. È questo, si chiama Lasting Silk UV Foundation con un fattore di protezione 20. Allora, se voi vedete il colore, finalmente ho trovato il mio. Il colore è molto chiaro. In questo caso siamo su un 4,5. C'è ancora più chiaro perché c'è anche il 4. Però io devo dire che questo 4,5 per me è veramente perfetto e devo dire che mi idrata la pelle, ha una copertura non troppo né poco, una copertura perfetta, unifica in una maniera eccezionale la pelle e te la rende morbida, non lo so, è veramente veramente un prodotto doc. Eccolo qui, allora il prezzo sono 42 euro, non è poco, però si sa che quando si va su questi marchi si paga anche il marchio. Però io devo dire che avendo provato tanti fondotinta, anche quelli delle marche più convenienti tipo Deborah, tipo L'Oreal, io devo dire che questo li batte tutti, inizialmente perché ho trovato il colore, già questo è una cosa. Cioè, è una cosa ottima perché non, il colore più chiaro di Deborah, di L'Oreal, per me era scuro. Quindi già l'andare a trovare, ma anche andando su delle marche tipo Clinique o Dior, cioè il colore più chiaro non era il mio. Quindi mi creava abbastanza problemi. Ecco perché ho voluto prenderlo a tutti i costi perché comunque oltre al fattore idratazione e una texture veramente come una seconda pelle, aveva il mio colore. Ora, lo voglio provare, ve lo voglio far vedere. È la prima volta che faccio un qualcosa in video, quindi abbiate pazienza se non sono proprio portata. Allora, innanzitutto mi metto la mia bella fascia sexy. Oh mamma mia, ogni volta me la metto mi prende male a me, pensate agli altri. Allora, prendo il mio pennello, questo è quello della Sephora, quello proprio per fondotinta, di cui mi sto trovando molto bene. Allora, tendo a mettermelo così,
bruttissima. E poi tendo a spargerlo con il pennello. Questa tecnica io l'ho imparata da un video di Clio, cioè dal video di Clio dove spiegava come lei metteva le basi. E devo dire che io non mi trovo assolutamente male, specie in questo punto qui, dove io tendo a la pelle a screpolarsi, con il pennellino proprio vado a riempire le varie righette e quindi mi trovo bene. Allora, io poi non so se voi vedrete con la web la differenza, perché purtroppo io ho la web e non ho la digitale, quindi capisco che i video non vengano perfetti. Allora, una volta che io ho messo tutto, prendo la mia spugnetta e comincio a tamponare in modo da unificare, da togliere le possibili striature del pennello e picchiettare su tutto il viso. Di specie, ed è una cosa, guardate questo fondotinta spettacolare, fa una seconda pelle. Allora, io non so se voi vedrete la differenza, probabilmente no, perché purtroppo, come vi ho detto, però vi giuro che, cioè, a parte, cioè, ho una seconda pelle, una texture molto morbida. Non lascia residui, non, si vede perché dona, cioè unifica la pelle e dona un attimino un colore uniforme, però è veramente qualcosa di spettacolare, veramente. Io poi dopo giustamente ci do anche la cipria e il blush, però devo dire che io mi trovo veramente bene. Calcolate che io lo uso per andare a lavorare. Io lavoro, faccio la promoter nei supermercati, quindi sto sotto i riflettori. Quando vado, insomma, dalla mattina alla sera, quindi si parla di una media di 8 ore, sotto i riflettori, caldo, perché comunque in un centro commerciale poi fa caldo. Devo dire che non mi ha fatto una piega, una linea, veramente perfetto. Perfetto, e devo dire che sono molto molto contenta dell'acquisto. Quindi, ve lo ripeto, Lasting Silk UV Foundation con un fattore di protezione 20, per me ora come ora il mio fondotinta. Io vi saluto, alla prossima, ciao ciao!